Sono Valentina, la mamma di Sofia, di quasi 6 anni, che è affetta da atrofia muscolare spinale. La diagnosi è arrivata a 17 mesi. È arrivata un giorno che è difficile da dimenticare. All'inizio sei come in una bolla, un mondo ti cade addosso, però pian piano cerchi di non far prevalere l'asma sulla tua vita, sulla tua quotidianità. Subito ci hanno indirizzato al centro NeMO di Roma, ci hanno messo in contatto con la dottoressa Pane, che subito ci ha accolti come una famiglia e abbiamo iniziato un percorso affidandoci completamente a loro. Da qualche anno Sofia prende un farmaco che ha migliorato tantissimo la qualità della sua vita. Siamo felici così. Sofia è una bambina molto, ma molto energica. Le piace molto ballare. Grazie alla danza lei ha acquistato molta autostima, perché non mi ha mai detto «mamma, io che ci vado a fare» oppure «non riesco a farlo, quindi non serve». Invece no, lei si è sempre messa in competizione e ha sempre cercato di raggiungere degli obiettivi. Papà è il papi, il suo papi. Diciamo che lo schiavizza un po', perché è quello che magari ha più forza, quindi la porta dove lei vuole. E poi è la figlia femmina, quindi stravede per lei. Io in Sofia mi aspetto che continui con la sua grande forza di volontà a raggiungere anche dei piccoli obiettivi che si pone, e che sia felice, continui a essere una bambina felice, serena, qual è.